Buongiorno a tutto il mondo, diceva il grande dottor del mar, Ciro Pascal. Piano piano, passeggio una volta, si cerca di tornare in forma. Oggi tantissimi tuffi in acqua bassa, con acqua, visibilità in alcuni tratti, acqua bianca veramente, in altri vedevi bene. Speravo un'orata, in Saragone un'orata, il tempo, il mare, il colore dell'acqua era bello. Qui arriva un pizzuto, io perdo il momento, comincio a fare disparo ora, forse disparo dopo. Padella. Va bene, sì. Qui ho preso tre polpi oggi. Questo è uno di questi tre, più grosso. Non ho visto niente a parte quel pizzuto lì, un'orata in un pezzo veramente torbido. Qui siamo a meno di 1 metro d'acqua, saranno 70-80 centimetri d'acqua. Tiro il sasso, vado giù, spero in un sargo con un'orata, perché il posto è da sargo con un'orata, un pianone. Io guardo verso il mare aperto, concentratissimo, a un certo punto mi rendo conto che io sto guardando a destra e a sinistra, mi sembra di vedere qualcosa che si avvicina da sinistra. È un attimo, è già tanto che un sparo a un pesce decente, rischio addirittura di lasciarlo andare via. Io lo vedo ora, comincio a girare, lo metto in mira, e già tiro da tanto. Però perdo questo l'attimo, meno male ritrovo la concentrazione e tiro un bel tiro da lontano e per fortuna lascio entrare un piano, lo butto giù. Per me era importante, oggi sta bene rilassato, sono andato vicino a casa per non perdere tempo perché poi ha sempre piovuto. Piano, forte, ha sempre piovuto. Pesce bello per me. Questo è il carniere di oggi, è stato bellissimo, meraviglioso. Mare calmissimo, acqua velata, in alcuni punti veramente torbida. Grazie a tutti. Ciao.